comparto confetture Orogel in netta crescita. Sì, diciamo che abbiamo chiuso bene il 2014 e il 2015 è iniziato decisamente in maniera positiva. Sono entrate in maniera forte contratti e opportunità di lavoro che avevamo messo in piedi fine scorso anno e si stanno vedendo dei risultati veramente lusinghieri. Extradomestico, domestico, il comparto comunque è in grado di soddisfare le richieste dei consumatori che oggi sono attenti a una sana alimentazione, quindi una grande riscoperta della confettura, della classica marmellata a colazione, ma non solo. Beh, speriamo che la confettura o marmellata, come dici, sia un consumo più sulla giornata, non solamente sulla prima colazione, e quindi anche come merenda, come snack o come dessert addirittura. Noi andiamo a coprire un po' tutte le fasce di esigenza del consumatore, sia dal biologico che dalla confettura convenzionale o anche dalle confetture a basso contenuto calorico o addirittura quelle cosiddette funzionali. Quindi ne abbiamo un po' per tutte le esigenze. Numerosissime le referenze prodotte dagli stabilimenti Orogel, circa 400? Sì, anche perché la nostra vocazione è sempre più evidente, cioè quella di, oltre a produrre a marchio nostro, ma la maggior parte del fatturato della divisione di confetture è fatta di produzione contro terzi, quindi marchi della GDO, ma non solo, anche di aziende che lavorano nel settore della prima colazione. Quindi le referenze si sono allargate decisamente. Nuovi prodotti, nuove proposte, quali progetti vedono il comparto confetture Orogel all'orizzonte? Ma diciamo che per quello che riguarda il settore GDO, quindi grande distribuzione organizzata, stiamo crescendo molto, come dicevo prima, nella produzione private label, quindi lì abbiamo sempre comunque in un settore di premium o di biologico. Lì abbiamo fatto alcuni begli accordi per delle produzioni di biologico sul quale stiamo diventando, mi auguro, un'azienda di riferimento per la grande distribuzione. E poi stiamo cercando di sviluppare ultimamente anche un programma per il settore forno e pasticceria, dove ci sono delle ottime prospettive avendo un prodotto dedicato, un prodotto fatto appositamente per questo tipo di consumatore. Qualche dato che riguarda il comparto confetture Orogel? A sottolineare quello che dicevo prima, cioè la bella crescita che abbiamo in questi primi mesi. I dati sono molto evidenti, parliamo di un dato consolidato a fine aprile, un più 18 a livello di fatturato e un più 12 a livello di volumi, quindi sono numeri che in questo mercato, in questo momento di mercato contingente, sono veramente significativi e siamo veramente molto contenti di questo. Non per questo ci fermiamo, lavoriamo per fare sempre qualche cosa di più.